Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Vediamo insieme quali sono le notizie principali della Sardegna. Slitta ancora il rientro in Italia delle due salme di Fausto Piano e Salvatore Failla. Non lasceranno Tripoli stasera perché deve essere rispettata una procedura legale. Si spera lascino Tripoli domani pomeriggio. Lo ha annunciato ieri un portavoce del governo insediato nella capitale libica. I due corpi dei due tecnici della Bonatti erano attesi per ieri a Ciampino, ma saranno rimpatriati soltanto oggi. Sembra sia stato raggiunto l'obiettivo di evitare l'autopsia a Tripoli, così da fare in Italia l'esame considerato fondamentale dalla Procura di Roma, che indaga per far luce sulla dinamica dei fatti. La Procura romana ha affidato all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico Gemelli l'autopsia. I due corpi saranno sottoposti ad accertamento radiologico e alla TAC, esami considerati utili per individuare la tipologia e la traiettoria dei proiettili. Detenzione illegale di armi clandestine e munizioni, e questa è l'accusa che ha portato all'arresto di un allevatore di orani di 55 anni, Gonario Siotto. Assieme a lui sono state denunciate a piede libero altre tre persone che aiutavano l'allevatore nella conduzione dell'azienda, ritenuti anche loro responsabili della detenzione delle armi. I carabinieri del reparto squadriglie di Nuoro hanno ritrovato un fucile artigianale prodotto con alcuni tubi metallici, perfettamente adattato per poter esplodere cartucce da caccia calibro 12. Siotto si trova nel carcere di Badu e Carros a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nuovi indirizzi per l'accesso al titolo professionale di tecnico competente in acustica. Lo annuncia l'assessore regionale della difesa dell'ambiente Donatella Spano dopo l'approvazione in giunta della delibera che aggiorna le direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale risalenti al 2008. Con la modifica i diplomati e i laureati potranno scegliere di frequentare e superare con profitto corsi di formazione, di poter collaborare con un tecnico competente per il periodo di 2 o 4 anni, come previsto dalla normativa. Ed infine, per la prima volta la Regione fissa il cartellone, la programmazione triennale dei grandi eventi isolani. La Giunta, su proposta dell'assessore del turismo Francesco Morandi, ha approvato l'adozione dei criteri per identificare le prime manifestazioni di interesse turistico che riceveranno dal 2016 al 2018 i contributi. L'assessorato pubblicherà l'invito alla manifestazione di interesse per le agevolazioni, al quale enti pubblici, organismi privati e comitati organizzativi dovranno rispondere entro 15 giorni. La Giunta provvederà poi a definire entità e modalità di assegnazione dei contributi, oltre ad approvare un secondo programma di spesa che consentirà di sostenere le altre manifestazioni di interesse turistico destinate a completare il cartellone regionale. Queste dunque le notizie principali della Sardegna. Andiamo avanti con le altre notizie.